Abbiamo lasciato la copertina a Lazar Lucic, che è stato il mattatore di questa serata, però era doveroso aprire questa stagione con il coach della Mazzoleni. Prima partita vincente, e a Max Giubertoni chiediamo di analizzare questa partita, che era partita sul filo dell'equilibrio, poi invece c'è stato un vai della Mazzoleni. Sì, vabbè, è la prima partita, probabilmente dobbiamo ancora rodare bene alcune situazioni, soprattutto dal punto di vista difensivo. Siamo partiti secondo me un po' troppo leggeri in difesa, e quindi non che è un po' il nostro marchio di fabbrica, non siamo riusciti a imprimere un buon passo alla partita. Chiaramente poi nel secondo tempo abbiamo aggiustato qualcosa dal punto di vista difensivo, ma soprattutto come aggressività. Siamo stati un po' più aggressivi, abbiamo tenuto meglio gli uno contro uno, abbiamo comunque fatto delle buoni cambi su pick and roll, con delle buone coperture anche degli altri tre non coinvolti nel pick and roll, quindi abbiamo cambiato marcia soprattutto di lì. Ed è un po' sintomatico, anche vedendo l'anno scorso, che quando cambiamo marcia in difesa poi in attacco giochiamo con la testa un po' più libera. Abbiamo visto che sono entrati in partita, e al di là del discorso realizzativo di Lucic, anche due giocatori vorrei sottolineare e vedere se questo sarà il proseguo del tuo lavoro durante l'anno. Allora, i due ragazzi nuovi, sicuramente credo che Brignolo e Simone Bergamo abbiano fatto appieno la loro parte, però ho visto una grande difesa ad esempio anche di Severgnini, ho visto Bertuzzi che ha lavorato, però Baldrighi sta prendendo sempre in più l'impronta di coach Giubertoni. Ma allora partiamo dai due nuovi. Ecco, i due nuovi sono, ricordiamoci, un ragazzo del 2001, Brignolo, e un ragazzo del 99, che non hanno praticamente esperienze se non poche Bergamo a livello senior, quindi c'è bisogno di aver pazienza. Stanno cominciando, sono presentati benissimo dal punto di vista dell'atteggiamento, hanno bisogno di minuti per trovare un po' l'equilibrio. Severgnini ha cambiato ruolo quest'anno, lo facciamo giocare più da 4, e quindi anche lui deve, nonostante abbia già qualche chilometraggio in categoria, però deve abituarsi al ruolo. Dante è comunque un altro 99, questo ce lo deve dare, ecco, io gli chiedo questo, cioè gran difesa, poi nessuno gli dice niente se si piglia il tiro in attacco che si deve pigliare. Stasera direi che è la miglior prestazione di Baldrighi dall'inizio dell'anno. Dopo aver parlato dei singoli, ultima domanda, perché primo debutto in campionato, sarai logicamente anche stanco più che altro dal punto di vista mentale, perché il primo è sempre un debutto, qualsiasi squadra si affronti è sempre un discorso difficile. Una tua valutazione su questo campionato, perché visto che siamo alla prima giornata è giusto fare uno screening un po' su tutte le squadre che finora si sono viste o di cui si è letto. Ma allora, intanto ci sono tante squadre nuove, tipo Social World, tipo Bocconi, la stessa Opera di stasera, che non sono conosciute da almeno dall'anno scorso. Quindi sarà una bella sorpresa. Tra l'altro alcune squadre tipo Social World che affronteremo la settimana prossima con giocatori di trascorsi in passato tipo Michelori, quindi bisogna stare attenti. Chiaramente per guardare quello che interessa a noi, che è comunque la griglia playoff, ci sono delle squadre tipo Lumezzane e Virtus che si è potenziata molto e direi che ha completato molto bene l'organico. La stessa Gardone è molto pericolosa, Milano 3, nonostante ieri sia partita non benissimo, la reputo una delle buone squadre per entrare ai playoff, e poi vediamo cosa farà. Secondo me si prospetta un campionato abbastanza livellato, che poi magari si spezzerà nel corso della seconda fase tra un gruppo di squadre che lotteranno per i playoff e un gruppo di squadre invece che lotteranno per non retrocedere. Vediamo, non lo so, le prime 3-4 giornate sono sempre abbastanza particolari, quindi bisogna stare attenti a quello che facciamo noi, poi è un po' presto adesso per guardare verso la fine, guardiamo quello che facciamo noi e miglioriamo noi prima. E con queste considerazioni ringraziamo e salutiamo Massimo Giubertoni e lo attendiamo alle prossime occasioni, che ci auguriamo vincenti della Mazzoleni. Grazie Max, alla prossima. Grazie a voi.